Gemma Galgani cacciata via dalla De Filippi, la clamorosa confessione Uomini e Donne News, Gemma Galgani fatta fuori dal programma della De Filippi, Gemma Galgani potrebbe abbandonare al più presto Uomini e Donne. Sul web e sui social si parla sempre più con maggiore insistenza del fatto che la dama torinese del programma di Maria De Filippi possa aver urtato i nervi della padrona di casa del dating show, la quale già qualche settimana fa l'ha messa in difficoltà all'interno dello studio di Uomini e Donne. Ultimissime Uomini e Donne, Gemma Galgani viene messa alle strette dalla De Filippi. Chi ha seguito le ultime puntate di Uomini e Donne Over, infatti, sa benissimo che Maria De Filippi rimase a dir poco sorpresa nel momento in cui Gemma fece capire di essere ancora interessata al suo ex fidanzato Giorgio Manetti. Fu proprio la padrona di casa del programma a mettere alle strette la dama torinese del programma, chiedendole apertamente di dirle la verità su quali fossero i sentimenti che ad oggi provava ancora nei confronti del cavaliere toscano, cos, da evitare di prendere in giro tutti gli altri cavalieri, che in queste settimane hanno affollato il parterre del trono per conoscerla. Alla fine Gemma ha confessato tutto, ma la sua dichiarazione d'amore non è bastata a fare in modo che Giorgio tornasse di nuovo da lei. Il cavaliere, infatti, ha ribadito la sua idea di non voler tornare indietro sui suoi passi e quindi di voltare definitivamente pagina e andare avanti. Gemma, per non voler rendersi e sebbene continui a frequentare altre persone, sembra piuttosto palese il fatto che nel suo cuore c'è stato Giorgio, e che difficilmente il cavaliere toscano verrà dimenticato dalla dama torinese. Bufera contro Gemma, sei un pessimo esempio peccato, perché il suo atteggiamento sta scatenando non poche polemiche in rete e sui social, dove in moltissimi sostengono che Gemma in questo modo si sta facendo umiliare dal cavaliere, e che dovrebbe smetterla di comportarsi in questo modo, perché è la donna a doversi far desiderare e non viceversa. Un atteggiamento che ha scatenato accese polemiche, dove si dice che Gemma in questo modo sta mancando di rispetto anche a tutte quelle donne che ogni giorno devono fare i conti con compagni, mariti o fidanzati violenti e non hanno il coraggio di denunciare queste persone. Sei un pessimo esempio per le donne, hanno affermato all'interno dello studio di Uomini e Donne le altre protagoniste del programma. Come reagirà a questo punto Maria De Filippi? Potrebbe decidere di prendere dei provvedimenti nei confronti della dama? In tal caso Tina Cipollari sarebbe a dir poco contenta. Uomini e Donne anticipazioni.